Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. È una bellissima giornata di sole quella che accompagna oggi le squadre in campo, i tifosi ne hanno approfittato per riempire le tribune. Vi dà il benvenuto Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniele Dani. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Sfida che ha anche un bel duello a distanza fra le panchine, due allenatori che si stimano e che faranno di tutto per portare a casa il match. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici a casa. Sento delle vibrazioni positive per oggi. Sono convinto che ci divertiremo. Venezia che manda in campo questa formazione. Lasciamo che sia il campo a parlare. Buona partita a Ecco la tutti. formazione della squadra ospite. Si schierano col 3-5-2, centrocampo dunque particolarmente folto, fondamentale il contributo dei due esterni nelle due fasi. Modulo adottato da parecchie squadre ultimamente, Pier, capace di garantire solidità in mezzo al campo, ma anche i due esterni all'occorrenza possono abbassarsi per dare una mano in difesa. Tutto pronto, si parte. Charles de Cattler. Si portano nella metà campo, avversari a caccia del varco giusto. Hanno mantenuto il sangue freddo, hanno recuperato bene il pallone. Poi Ampalo. Recupera palla alla grande nei 16 metri. Zampano. Duncan. È certamente fra i protagonisti del match, sa di avere i riflettori puntati addosso, ce la metterà tutta per dimostrarsi all'altezza. Si fa dare spesso palle in fase di impostazione, detta i tempi della manovra, accelera, decelera dalle pause. Lo fa a proprio piacimento. Sanno che basta smarcarsi, al resto ci pensa lui. Ederson. Lookman. Attenzione al tiro! Ha aperto il piattone, palla fuori davvero di poco. Candela, palla intercettata e nuovo possesso. De Ketelare, rete che apre le marcature, è arrivato dunque il gol dell'1-0. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere.
si riparte col Venezia costretto a inseguire sotto di un gol adesso. Candela, Oristanio, Duncan, gran palla, Duncan, Ederson, Retegui, provano a creare gli spazi. Palla buona per Lundman. Hanno un'altra chance, attenzione. E c'è il gol! E adesso sono avanti di due. Queste sono le immagini dell'azione di poco fa. La difesa guardava, Pier, questa è la verità. E il gol preso è stata la logica conseguenza di una marcatura pigra. Per me il tecnico non sarà contento. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Candela, occhio all'avanzata, occhio al cross nel mezzo, azione che sfuma, ecco Deron, bravo il difensore che ferma tutto. Duncan, palla buona per Lundman, contrasto pulito e efficace, pallone recuperato senza fallo in area. Zappacosta, Charles de Cutler, un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Ederson supera il proprio marcatore. Luke Manoc tutto solo, bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Joronen, l'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gara. Statistiche che sottolineano la prestazione davvero di alto livello di questo giocatore. È un pericolo costante per la difesa, al di là del gol ha già sollecitato il portiere in più occasioni. È un brutto cliente da barcare quando è in giornata. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Ederson, possesso sprecato, si avvicina la bandierina per il calcio d'angolo. Il replay ci permette di apprezzare ancora una volta il gesto tecnico che ha portato al gol. Occhio al tiro della bandierina. Palla che finisce tra le braccia del portiere. Zampano.
Candela, Oristanio. Palla interessante, attenzione. Grande chiusura qui, rischiavano tanto. Ecco De Ron. Ederson. Si abbassano, consegnano il pallino del gioco agli avversari, vedremo se sarà la mossa giusta. Provano a farsi avanti. Gli strappa il pallone dai piedi senza commettere fallo. Prova a farla filtrare. Duncan. Occhio al tocco interessante. Pallone che viene recuperato. Tocco verticale interessante. La toccata per ultima il difensore e dunque calcio d'angolo. Sostituzione in arrivo. Tifosi che appaiono rinfrancati prima della battuta di questo corner e questa è l'occasione giusta per riaprire il match. Sceglie il fraseggio. Azione che può diventare pericolosa. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Retegui. Continuano a spingere. Occasione da sfruttare. Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore. Entra con il numero 8 Mario Pasalic. Cross verso il centro dell'area. Attenta qui la difesa. Charles de Ketteler. Punto di battuta del calcio d'angolo. La mette in area. L'aveva indirizzata bene qui di testa, non ha trovato la porta davvero per poco. Sì, Pier, la conclusione è leggermente larga, non fortunatissimo nella circostanza. Per me ha fatto il massimo. Busio. Ottima lettura difensiva. Ecco De Ron. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Può calciare in porta da lì. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Ecco De Ron. Zappacosta. De Ketteler. Lukman cerca la porta. De Ketteler. Grande possibilità questa. E c'è il gol che di fatto fa calare il sipario su una gara a senso unico. Rivediamo il gol al replay. Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata dritta nello specchio. È difficile per i portieri prendere questi tiri. Ha
ecco il segnale di chiusura del match, grande festa tra i tifosi ospiti per questa vittoria. Un successo strameritato, rotondo, mai in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Ma che dire, Pier, quando passi l'intera partita a mettere pressione sulla difesa avversaria, prima o poi il gol arriva, eh. Una vittoria conquistata con caparbietà e rete meritatissima da parte sua.